Per sapere se Viktor Orbán sarà primo ministro dell'Ungheria per la terza volta consecutiva, bisognerà aspettare la tarda sera. Urne chiuse alle 19 di questa domenica e niente exit poll. Arriveranno direttamente i dati dello spoglio sezione per sezione. In nome della trasparenza del processo elettorale ai cittadini è stata data la possibilità di far parte, su base volontaria, delle commissioni elettorali. Ho deciso di candidarmi e di essere scrutatrice perché volevo osservare un'elezione dall'interno e verificarne la trasparenza. L'attività di voto è stata intensa al mattino, con più del 13% degli elettori alle urne alle 9, dopo 3 ore dall'apertura dei seggi. Un'incognita sul risultato è rappresentata dagli indecisi che a 2 giorni dal voto erano un terzo. Siamo sempre qui, abbiamo partecipato a tutte le elezioni. Questo è estremamente importante se vogliamo cambiare. Per me questa è l'elezione più importante e credo che venire a esprimere il voto sia fondamentale se vogliamo che il nostro paese sia in buone mani per i prossimi 4 anni. Nel Parlamento che vedete alle mie spalle 199 nuovi membri prenderanno posto negli scranni. Gli ungheresi hanno tempo fino alle 19 per decidere chi vogliono eleggere.